Primo tempo tra Muppet e Vecchia Napoli, risultato 2-2. Siamo Armando Riccardi, capitano dei Muppet. Avete buttato il doppio vantaggio in una trentina di secondi di disattenzione. Sì, è una questione di concentrazione. Abbiamo tenuto bene fino a quasi fine primo tempo, però la pressione si fa sentire. Speriamo di fare meglio il secondo tempo. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Primo tempo tra Vecchia Napoli e Muppet, 2-2 risultato. Siamo un Antonio Argentato del Vecchia Napoli. Eravate sotto i due reti, poi in 30 secondi avete trovato il pareggio, però non state giocando proprio alle vostre massime capacità. Sì, quei 30 secondi che abbiamo fatto due gol, si chiama calcio quello. Purtroppo non stiamo giocando bene, ci rifaremo nel secondo tempo. Abbiamo giocato solo 30 secondi e abbiamo fatto due gol. Figurati se giochiamo un tempo intero. Vabbè, grazie mille, in bocca al lupo. Siamo al post partita tra Vecchia Napoli e Muppet, semifinale Super 5, partita bellissima, terminata 5-4 il Vecchia Napoli che segna proprio allo scadere dell'ultimo minuto del secondo tempo. Abbiamo qui due migliori in campo, Danilo Verdino, portiere dei Muppet, e Alessandro Librano, difensore centrale del Vecchia Napoli. Allora, Danilo, iniziamo a te. Avete giocato contro la favorita per il torneo, che si è vinto la regular season con varie giornate in anticipo, senza nessuna sconfitta, ancora imbattuti per ora. È davvero fenomenale, comunque, la partita che abbiamo visto oggi, veramente è una grande partita, peccato il risultato, magari forse i rigori avrebbero potuto regalare un'emozione solamente in più. Comunque credo di gioco hanno giocato molto meglio loro, noi sapendo la forza loro abbiamo giocato solo di loro. Siamo riusciti per una parte della gara, poi va bene, davvero un peccato comunque questa partita, però penso possiate uscire a testa alta al torneo, perché davvero veramente una prestazione fantastica. Vuoi dedicare a qualcuno la prestazione di oggi? Alla squadra che ci ha messo tutta per passare gli avversari, ma ovviamente va bene, grazie mille. Eccoci con Alessandro Librano, diamo medaglia, migliore in campo. Allora Alessandro, se non sbaglio, vabbè, si aggira. Grande! Ok. Comunque, Alessandro, un'ottima partita per voi, penso la più difficile che avete fatto finora, perché davvero gli avversari comunque ci hanno messo davvero tutto. Ok, devo fare complimenti agli avversari, hanno fatto una grandissima partita, ci hanno messo tutti in difficoltà, però non era la Vecchia Napoli. Abbiamo dominato il top. Sì, vabbè, certamente, infatti sarebbe stato, diciamo, una assurdità, però comunque una cosa incredibile che se non fosse arrivato in finale, per fortuna comunque siete riusciti. Napolitano ha segnato il gol nel finale. Tu sei, se non sbaglio, non sei la tua squadra. Non ha segnato la tua squadra sì, in questa partita ovviamente, però davvero una prestazione eccezionale. Ha fatto una prestazione eccezionale in difesa, però nessun errore, prova a impostare. E soprattutto la vita carica dei tuoi compagni, che suggerendo spesso che dovevate giocare a calcio, mi spieghi cos'è il nostro giocare? Allora, invece a campo vi do la carica, cioè, verbalmente, mi spogliato i schiatti, proprio i mazzati. Mi sembrava comunque... Mi spogliato i mani, ci sta, no? Quando parlo io... Qualche schiaffo ci vuole, mi sono mericcio. Vedo che è comunque, Alessandro, ora in finale affronterete la vincente tra Malaga e New Generation. Sì, comunque volevo precisare il fatto che hai detto tu, quando giochiamo a calcio, diciamo in mezzo al campo, perché a volte c'è un nostro giocatore che non passa la palla. Eccolo qua. Allora, quando noi diciamo la parola calcio, giochiamo a calcio, vuol dire il tiki-taka del Barcellona. L'ho preso e l'ho riuscito a rimazzare davanti alla telecamera. Vabbè, mi sembra la cosa giusta, comunque, Velotti ha fatto comunque partite sempre sotto tono, cioè, ma perché lo chiamate ancora a giocare? È frate a me. Comunque Alessandro, tra Malaga e New Generation, chi preferite si affrontare in finale? La New Generation, perché non l'abbiamo nemmeno incontrato, sono i detentori del titolo. E quindi... Sotto in grifo. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la vittoria? Cioè, la rimettere. Antonio Argenta. Vabbè, un urlo per la finale. Ciao ragazzi, okay.